Allora, abbiamo ricevuto l'ordinanza di sgombero il giorno di Ferragosto, perché una pattuglia di vigili è andata a reperire il vice sindaco, chi per lui, per portarci l'ordinanza di sgombero. Quindi noi nel giro di un mese dovevamo praticamente sgomberare. E ci è passato 5 giorni, perché la casa risultava in pericolo e via dicendo. Siccome noi non abbiamo temperato all'ordinanza di sgombero, praticamente sono ritornati i vigili urbani e hanno portato la denuncia nel registro degli indagati. Io, mio marito, mia figlia, l'altra mia figlia e tutti gli abitanti di via Castelfidardo 1B, nonché mia madre, mia sorella e tutti i figli. Non avevate proprio nessun altro posto dove andare? No, perché abbiamo... No, a parte che non conosciamo nessuno qui a Cagliari e non abbiamo neanche parenti, i parenti che abbiamo sono tutti morti. E poi dove me ne vado io? Ho visto 10.000 case, tutte sporche, zozze, l'unica che ho trovato, in grazia di Dio, è a Pirri. E io dovevo andare a vivere in una casa così, ma neanche ci penso. Ma il comune non le ha proposto nulla, una soluzione alternativa, no. Una casa comunale da dare? Mi hanno, così hanno detto. Quindi io cosa dovevo fare? Ma lei le ha chieste? Sì, abbiamo chiesto, perché non ci danno, ci hanno proposto di andare all'hotel Ulivi e Palme. Ci hanno proposto in teoria, perché comunque non superiamo la soglia di povertà, cioè superiamo la soglia di povertà, non siamo al di sotto, quindi a noi non sta niente. Qui abitiamo a Pirri, dove ci dobbiamo fare un bel sederino tutti i giorni per 2 piani di scale, essendo mio marito ammalato. E lo devo trascinare perché non cammina e se si sbilancia rischia di cadere. Boh. Il comune non gli ha ancora risposto? No, il sindaco è venuto qui, ha fatto la foto insieme a mio marito e ha detto che lui non poteva fare niente.